Che si allenta, che si deforma, che allo specchio si prende gioco di te. E come? Non mi riconosci? Ti dice, non ti vado più bene. E allora sparami giusto in fronte perché, che tu lo voglio o no, sono la tua affezionatissima faccia e ti accompagnerò fino alla morte. Corpo, non ti risponde più, diventa sempre ogni giorno più debole e malato. Non è nemmeno una cosa tua, ma una carcassa che la natura ti ha costruito addosso come una parodia della tua gioventù. Un'entità ostile e dispettosa, un nemico che ti ha occupato a tradimento. Ci sono tante belle fotografie di domani. Era affascinante, eh? Era uno splendore. Era la ragazza più bella di tutta la scuola. È stata tua. A me, se devo essere sincero, è parsa un'idea sensata. Ma se ora la pensi diversamente, se non vuoi più andartene, basta che tu lo dica. Faccio una telefonata a Villa Delizia, gli dico di tenersi la caparra e festa finita. Diglielo che vuoi restare qui con lui e i bambini. Diglielo che sei triste e paura e che non vuoi finire in quel lazzaretto di rincoglioniti. Diglielo. Perché avrei dovuto cambiare idea? Tu non sai. Tu non hai mai saputo niente di me, di quello che faccio, di quello che penso, né di giorno né di notte. Né tu. Di me. È possibile. Sì. Questo è possibile.